Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Beh, oggi al telegiornale a pranzo ho sentito un'importante notizia, che i politici, tanto per cambiare le cose, hanno votato contro i tagli alla casta partitocratica. Perché voi che vi aspettavate? Che facessero il contrario, che rinunciassero a un mese di stipendio? Ma lo sapete perché ai politici, ai burocrati, ai funzionari pubblici gli danno la gli danno l'onorario? Perché in latino si dice che loro lavorano ab honorem, cioè per solo l'onore, la gloria, quindi non dovrebbero ricevere una remunerazione. Allora gli danno l'onorario perché lavorano ad onore, cioè gratis. Sarebbero dei rimborsi, perché in pratica non è stabilito che un politico debba guadagnare denaro. Non hanno uno stipendio, un salario o un soldo, hanno un onorario. È un po' come se tu vai in una fondazione benefica, fai del volontariato, allora ti ricompensano con un onorario, cioè dicono: ti diamo 1.000 euro al mese, così paghi tutte le tue spese, perché magari devi lavorare 8 ore al giorno qua gratis. Invece i politici non lavorano 8 ore al giorno e dopo 5 anni hanno già un onorario di migliaia di euro. Molta gente precaria lavora solo per ricevere le marchette per la pensione e gli danno quasi 0 euro al mese. Che poi un'altra cosa che vi fottono a voi tutti, che avete votato per i tagli alle spese dei politici, no? Il referendum quello. Che mentre decurtano le pensioni, i salari, gli stipendi, le indennità della gente normale, che sono dei diritti, perché il salario e lo stipendio è un diritto, come ci ha parlato molte più volte Pietro Trevisan. Invece gli onorari non sono dei diritti. Uno non ha il diritto a un onorario, perché sono usciti dei deputati, dei senatori, dei politicanti a dire ai giornalisti della Rai, di Rai 1, quindi pensa che roba, che Rai 1 è sempre stata fedele alla casta, che loro vanno in ricorso perché vogliono difendere i loro diritti. Ma quali diritti? Solo i lavoratori che hanno stipendi, salari e pensioni hanno il diritto a un aumento. Invece i politicanti che fanno? Hanno dei privilegi. I rimborsi, gli onorari sono dei privilegi, non sono dei diritti come quelli dei lavoratori. Decurtano i soldi, stipendi, salari, pensioni, indennizzazioni, anche agli invalidi hanno decurtato l'accompagnamento, e non decurtano l'onorario degli onorevoli. Perché si chiamano onorevoli? Non perché bisogna onorarli. Si chiamano onorevoli perché dovrebbero lavorare ab honorem, per il solo onore. E invece non è così. Loro l'onore lo hanno già venduto, perché se no lo ritornerebbero a vendere di nuovo. E come dire, vabbè, posso fare un esempio, che è come se una prostituta venderebbe il suo onore, soltanto che l'ha dato gratis la prima volta. Ecco, i politici italiani sono così. Loro devono difendere i loro privilegi, che gli danno dei rimborsi che nessuno può toccare, ma hanno gonfiato tanto i rimborsi che a volte prendono 30.000, 50.000, 100.000 euro di rimborsi. E invece i lavoratori e gli stipendiati, a loro non li ai pensionati non hanno aumentato per 15 anni la pensione, e in pratica gli hanno decurtato la pensione per 15 anni.
Pietro Trevisan, non ti seguo da un po' di tempo, però tu di qualcosa. Anche Travaglio potrebbe dire qualcosa. Ciao Travaglio, come va? Bene. Se ti serve un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, dimmelo. Allora dicevo, bel paese che è il nostro. Abbiamo fatto un referendum, lo abbiamo votato sia il cambiamento sulla finanziazione dei partiti e di nuovo i partiti sono finanziati con delle scorciatoie, delle furbizie. Abbiamo votato per ridurre il numero dei politici e i loro guadagni, che non sono né stipendi né salari, quindi non sono loro diritti, perché non lavorano per il denaro, se no non si chiamerebbero onorevoli. Se lavorassero per il denaro, non sarebbero onorevoli. La gente crede che si chiamano onorevoli perché bisogna onorarli. No, onorevole viene da ab honorem, cioè lavorare per l'onore, ab honorem, per onore. E quindi onorevole dovrebbe essere colui che lavora per l'onore, cioè è onorevole che lavori gratis. Ma poi con tutti questi rindennizzi non lavorano più gratis. Come se io vengo al negozio tuo a lavorare, dico: no, guarda, io lavoro a onore. Ah, che grazie. Però di rindennizzo per la benzina, per questo e quell'altro, dammi 10.000 euro. E tu dici: cazzo, ma tu non lavori ad onore, tu lavori mercenariamente. Ti fai pagare prezzolatamente, profumatamente. E non mi prenderesti a lavorare. E allora perché noi diamo da lavorare a tutta quella gente che dice di lavorare ab honorem e si vantano di avere il titolo onorevole, come se fosse un titolo nobiliare? Invece è una parola che sta ad indicare colui che lavora volontariamente. Tanto per dirvi un esempio, sono più onorevoli i medici e tutte le persone che lavorano a emergency, perché lavorano gratis, sono proprio volontari, che non gli onorevoli che lavorano per l'onorario. Quindi sono più onorevoli i missionari e la gente di emergency o di Save the Children, di tutte queste organizzazioni. Noi italiani contribuiamo con migliaia di medici che vanno a lavorare nel terzo mondo per aiutare la gente. Lo fanno gratis, ma anche di tasca loro. Quelli sono onorevoli, non i politici che hanno l'onorario. Ecco, i politici non sono onorevoli perché ab honorem, sono onorevoli perché hanno l'onorario e l'onorario sono quattrini, quindi sono da rispettarsi per il fagotto di soldi che si portano a casa ogni mese. Che poi il politico chi è? E quell'individuo che dopo che lo voti e lo incontri per la strada ti dice: un po' di rispetto, o lei non sa chi sono io. E tu gli dici: quello che io ho votato. E allora ti risponde: bene, bell'imbecille che sei. E infatti è così. Prima lo voti, poi ti manca di rispetto, ti dice: lei non sa chi sono io. Ma tu gli dici: ma io l'ho votata lei, signor tanto. E lui ti dice: ah, bel cretino che sei, ti denuncio pure. Ma io dico: che è della politica in Italia? Che è? E il movimento dei forconi che fine ha fatto? Boh, tanto era il tempo delle rivolte nel 2013, i 5 Stelle avanzavano, venivano i forconi, e non lo so. Di nuovo un'altra bagarre, un'altra crisi nel movimento pentastellato, il Movimento 5 Stelle, non la Lega o la Confederazione degli Hotel Italiani di qualità. Più che 20 di riforme e di rivoluzioni, adesso c'ha 20 di scismi. Allora io di nuovo ne parlo perché ne ho parlato in altri video. Non so se li avete visti, se no cercate. Quando l'Unione Sovietica stava in crisi,
Sovvienischi ha pubblicato Arcipelago Gulag, e i comunisti italiani, che allora avevano coscienza, non come i pidini di adesso, erano molto critici con il blocco dell'est, non facevano proselitismo sovietico, anzi leggevano più che il Capitale di Marx o i Quaderni filosofici di Vladimir Lenin, leggevano proprio Arcipelago Gulag, perché la sinistra italiana voleva essere europeista e autonoma dall'Unione Sovietica. Quindi il libro della dissidenza sovietica, Arcipelago Gulag, che spiegava come massacravano gli oppositori e chi pensava in forma differente, era diventato il libro bandiera del comunismo italiano, che addirittura lo compravi nelle edicole con l'Unità. L'indipendenza ideologica che avevano quelli che adesso fanno parte del PD. Pensa che roba. Forse era un altro Bersani, un altro D'Alema. Perché saranno cambiati così? Forse li hanno clonati. È stata colpa di Matrix, dallo spazio. Comunque adesso c'è anche una dissidenza grillina o pentastellata. E quindi c'è un libro della dissidenza, così come Arcipelago Gulag. Ci abbiamo Star Wars. Questo è il ritorno dello Jedi, una delle tre trilogie, perché mi sembra che sono nove le trilogie, no? Molto interessante. Allora, per comprendere la dissidenza grillina, per avere un libro già fatto sulla dissidenza nelle stelle, Star Wars, che non so se Stars Wars. No, ecco, bisognerebbe cambiare il titolo della saga. Invece che Star Wars, cioè Guerre della Stella, bisogna titolarlo Stars War invece che Stars Wars, e che qua no, non c'è scritto se è al plurale o singolare stella. No, incredibile, in tutto il libro non c'è un solo riferimento a Star War, eppure appare solo in italiano Guerre Stellari, quindi presumo che in inglese sia Stars Wars, le guerre delle stelle, cioè guerre stellari. Come si dica in inglese, le guerre dei pentastellari, non lo so, sarà Pentastellars Wars. Pentastellars Wars. Lasciando Penta, che ha anche dei riferimenti, come sa Pietro Trevisan, vetero-testamentari tipo Pentateuco, e Stars Wars va bene lo stesso. Quindi, dopo questa creativa digressione a cappella, nel caso di dire, Tatan, Stars Wars, il libro della dissidenza grillina. Leggetevi tutti, anche se saranno fuori circolazione. Io ho fatto una recensione, ci ho provato, perché poi ancora non l'ho finito di leggere, l'avevo letto nell'83. È meglio che guardare il film, ti dice lo stesso comunque. Allora, che ne è stato del movimento dei Forconi e poi questa dissidenza grillina? Tutto questo succede perché non scelgono nessun italiano a rappresentare il Movimento 5 Stelle all'estero. Io mi domando, ma si presenterà il Movimento 5 Stelle all'estero per le giurisdizioni o le circoscrizioni all'estero dell'Italia? Che poi non ho capito perché bisogna votare dei comites all'estero e non per i partiti politici in Italia. Perché dividere i senatori e deputati votati dagli italiani all'estero da quelli votati dagli italiani? Perché gli spagnoli votano all'estero, ma non fanno queste divisioni. Loro votano per deputati e senatori spagnoli, punto.
Invece gli italiani all'estero debbono votare per deputati e senatori a parte, così sono più controllabili. Invece no. Comunque, io faccio un appello a quanti di voi mi seguono, che non saranno in molti a vedere questo video, e vorranno votare un pentastellato grillino all'estero. Io mi presento, Sant'Enchan si presenta. Lo dico in questa parte del video perché non voglio avere ascolto su questo. Mi sembrerebbe giusto che chiunque voglia un rappresentante politico italiano all'estero, senatore o deputato, che sia grillino, che voti a me, perché altri mi sembra che non si presenteranno. Magari sbanchiamo il lunario. Comunque, ecco, chiedete ai grillini di candidarmi come deputato, magari senatore, sono troppo giovane, all'estero, così poi potrò anche venire in rappresentanza in Italia ogni tanto. Se vi interessa, magari no, perché le liste sono state già chiuse, però potrò lavorare in una sezione di partito se ne aprono una. Gli spagnoli hanno aperto sezioni di partito all'estero. Vabbè, così insegnerò io agli onorevoli come si lavora ad honorem. Certo, avendo anche un minimo di come si dice, di integrazione delle spese. Poi ecco, se come rappresentante politico italiano io invece metto la mia attività anche in YouTube, non avrò bisogno di onorari, perché YouTube mi pagherà per tutte le cose che dico e faccio a nome degli italiani e che magari interesseranno le persone di tutto il mondo. Comunque, se voi volete fondare un movimento aperto a tutte le coscienze di buona volontà, basta che prendete i banner del mio canale e ne fate degli striscioni, dei simboli. E poi raccogliete delle firme. Quando avete raggiunto un numero critico di firme, allora registrerete il movimento Sant'Enchan, che sarà un movimento nostro, anche di tutti voi, ed io ritornerò in Italia come segretario generale, segretario nazionale, cancelliere del movimento e segretario nazionale. Però dovete raccogliere, non so se 100.000 o 50.000 firme, e se no non ritorno a fare il segretario nazionale. E poi mi raccomando, guardate tutti i miei video anche precedenti a questo. Però ecco, sono queste cose. E voi siamo stati tutti degli scemi a votare il referendum per abrogare la finanziazione pubblica dei partiti, perché continuano a raggranellare come nella Margherita soldi a man bassa da tutte le parti. Poi i politici non solo non si decurtano il soldo, per dare un esempio, ma se lo aumentano pure e protestano perché loro vogliono ricorrere per difendere i loro diritti in Cassazione, quando in realtà non è un diritto l'onorificenza, ma un premio. Invece i salari, stipendi e pensioni, i soldi della gente, sono decurtati e quelli sì che sono dei diritti. E li decurtano, invece i privilegi non li decurtano. E poi dove sono andati i forconi, i forcaioli? E poi Grillo, raddrizzati un po', perché stai perdendo colpi. Poi lo sa anche Marco Travaglio. Io farei il capitano della nave che non ha capitano. Adesso non parlo come il capitano Sant'Enchan. Però il Movimento 5 Stelle ha bisogno di un cervello fresco, di un cervello nuovo. Deve chiamare Sant'Enchan il Movimento 5 Stelle. Beh, adesso vi saluto. Ieri ho fatto due video. Oggi faccio questo perché ho sentito la notizia. Domani chissà. Grazie di seguirmi. A presto, ciao.